Ciao a tutti e bentornati su Let's Play Crusader Kings 2. Nell'ultima Bella parte, ragazza. va bene, ok, un saluto a Claudi, molto inaspettato. Nell'ultima parte, Claudi, che vi ha appena salutati, ha Sì. È fatto la guerra più ridicola del mondo, vero. perché ha fatto una Great Holy War e pensava di potersi prendere tutta la Lituania per sé. Invece, chissà perché, il gioco l'ha data a una tizia, sì, Norse, ma una vecchietta qualsiasi, ed è uscito questo regno stupido qui. Adesso lui, incazzato nero, sta provando a prendersela pezzo per pezzo. Ah, cioè, ho anche scoperto il perché basicamente questa tizia aveva davvero un claim sulla Lituania, perché era la nipote di un regno di un re di Lituania, quindi per questo è andato a lei. Ma per questo è andata a Beh, lei. bella cazzata. L'avrei dovuto uccidere prima di fare tutto sto Eh scherzetto, sì, un'altra cosa invece adesso interessante, diciamo uno sviluppo interessante che stiamo avendo qui sulla nostra isoletta, o le nostre isolette, se volete, è che qui in Inghilterra la vecchia viene attaccata da un tizio che si è formato un cosiddetto host, come abbiamo già visto in precedenza varie volte. Adesso questo tizio Gelduino la sta attaccando con tantissime truppe, probabilmente riesce a buttarla per aria e prendersi l'Inghilterra. sì. Adesso noi vogliamo sfruttare tutto ciò a nostro favore e pressare il claim che possiamo pressare. Sarebbe il claim di un vecchio qualsiasi che ci eravamo chiamati a corte probabilmente 30-40 anni fa, che sarebbe questo Red Wolf, al quale adesso possiamo dare una contea delle nostre e poi, dato che diventa il nostro vassallo, possiamo pressare il suo claim e prenderci questo ducato di Gwynedd. Bene, quindi per prima cosa andiamo a dare il... No, che cosa abbiamo fatto? Una contea al vecchio, che sarebbe questo tizio qui, che infatti ha il claim su Gwynedd ed è a corte da noi, è a Inzegall, infatti è il nostro spy master figure. Quindi diamogli un land title di una delle contee che abbiamo appena preso, che sarebbe... Non so se man... L'isola di Man. No, guarda, non so se tenermi l'Isle of Man perché... Oh, guarda, sono l'equivalente perché sono entrambe con tre holding No, totali. dico perché io al momento ho ancora Ross che è molto lontana. Quasi quasi gli do Ross, Sì, questo bravo. tizio qui, e gli do Anche se poi Ross. ovviamente dopo se ti fa comodo ti conviene poi levargli la Sì, rossa una volta. perché poi potrebbe Sì. diventare troppo potente. Però comunque, per fare questo trucchettino qui adesso gli diamo Ross, lui è felicissimo, vabbè, un po' diciamo, perché comunque sta a 21 solo di opinione. Gli abbiamo dato una contea e ora, se prestiamo questo claim qui, sarà tutto Devi essere anche sotto molto di noi. svelto a fare questa guerra Perché perché sennò quel questo tizio tizio vince, lo so. no, perché questo tizio c'ha 65 anni, il tizio a cui ho dato la contea, quindi magari schiatta Dai, bene. non morirà proprio ora. Ha resistito tanto tempo. Ok, adesso non gli offriamo di generare la guerra, ma gli offriamo di dichiararla. Ah, ok, abbiamo ancora le nostre armate alzate. Quindi adesso abbassiamo un attimo i nostri soldati, solo per rialzarli un attimo dopo. Possiamo adesso dichiarare la guerra, per favore, gioco. Ok, dichiara guerra. Siamo alleati, ci fa perdere soltanto 50 prestigio. Claimiamo Gwynedd per il vecchio Red Wolf, che è il nostro stupido tizio. Ah, sì. Bene, facciamo adesso send. Tra l'altro abbiamo una tizia con un claim sull'Inghilterra. A Sì. Aelswith, una tizia che sta a Derby. Ha anche un weak claim sui Knights Hospitaller, è una incredibile donna. Vediamo chi aspetta. Ah, è al suite quello là. Sì. Ah, ma c'ho 43 anni, la moglie di... Ah, è perché la moglie dell'Earl di Derby, ok. Per questo sta da lì. Dabbè. Ok, allora facciamo claim Gwynedd per questo vecchio Red Wolf anglosassone. Purtroppo ci dà soltanto due delle tre contee, perché una di queste contee le sta mantenendo la regina stessa, ma a noi non Sì. interessa. Claimiamo subito, 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 subito. E ora ci ritroviamo in una guerra contro la vecchia. Alziamo anche le truppe dei nostri vassalli, perché non se ne può avere abbastanza. Si incontreranno tutti qui a Galloway e si parte. Benissimo, abbiamo messo in play. Basta. E ora che abbiamo scacciato nell'ultima parte, tra l'altro, i norvegesi per l'ultimissima volta da la Scozia, che avevano ancora qualche contea di residuo, e ora andiamo benissimo.
Andiamo bene. Oh no, chi è questa gente? Wow, i raiders mi hanno acchiappato un mazzetto di truppe e me le stanno distruggendo, che bastardi. Perché ci stavo muovendo. I redis di Gastriclan. Che non dovrebbe essere roba mia. Sì, è roba svedese. Wow, poverini, poverini miei uomini. Facciamo una cosa, abbassiamoli direttamente questi tizi qui perché fanno davvero pena. Ok. Bene, adesso con la bellezza di 12.600 soldatin partiamo subito per prendere quelle contee. Facciamo combattere la gente migliore. Io chi sono? Io sto lidando troops Galloway, ma non è vero. Sei sicuro? Leading troops Galloway, ma non è vero. Oddio, ma io non sono uno di questi generali. Che cos'è questa presa contro? Sì. Però a quanto pare sei tra le truppe. No, non voglio essere tra le truppe. E dai, alzi un po' il È stupidissimo che il... morale. Il re, Cioè, per i tizi del consiglio si può mettere, si può fare la spunta su non può lidare armies. Sul re stesso non si può. sì. Cioè, che Invece si cazzo può. è? Perché se vai su... Prova a Oddio. fare così. Vai su un'armata. Ti metti come generale centrale. E poi mi tolgo. Clicchi sul generale centrale, fai resign e vedi che dovresti tornare a corte. Vedi se funziona. Ha Resign. funzionato. Non lo so, aspetta. Basta che vedi il disegnino sul tuo ritratto. Aspetta, 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 aspetta. Sì, se n'è andato a fanculo. L'espettone colpisce ancora. È stato bravo, però diciamo che è una cazzata. Lo so, sì. Però è così. Ok, ora però, prima di iniziare a fare girare, voglio prima vedere questa vecchia, le truppe, dove le ha? Perché se ha ancora delle truppe residuo, io voglio distruggergliele per fare un po' di war score, sennò quel tizio lì finisce la Ne ha guerra. tipo 6.000, ma credo che siano in Spagna perché c'era quel pezzo di Spagna. Wow, allora, corte da lei a questo tizio che sta lidando le truppe. Portugal Coast, oddio no. Ah sì, no, quindi le sta portando in Spagna, o le sta portando in Spagna o le sta portando in Inghilterra, perché in realtà vedo che Gelduino gli ha occupato anche Siviglia, è un altro contea, quindi non so come sta andando di preciso. Wow, Gelduino ha preso anche Londra. Ah sì, Gelduino, statevi attenti ragazzi 46%. quando Sì, avete a che fare con comunque. Gelduino, Che arriva perché è sto tizio con davvero... 26.000 uomini fuori dal nulla è No, è davvero ridicolo. rischioso, io lo trovo una delle cose più stupide di questo gioco, perché... Quindi trovare sti tizi con questi claim dal nulla che vi invadono con migliaia e migliaia e migliaia e migliaia di Migliaia truppe. e migliaia. Ok. Eh sì, no, è davvero così. Purtroppo è così. È quasi come una Sunset Invasion. No, quella ti arriverà tra poco. Ragazzi, tra l'altro è tempo di sì, conservare ancora più monetine di quanto stiamo facendo adesso perché non so se l'abbiamo mai detto. Claudio sta laggando. Non so se l'abbiamo mai Lo detto, sto ma facendo. noi abbiamo l'espansione della Sunset Invasion. Questa espansione. Dici, double D. Questa espansione, dopo un po' di gioco, quindi dopo qualche Centinaio d'anni. secolo, ci farà arrivare qui in Sì. Europa una barca, ma quando dico una barca intendo davvero tantissimi, di aztechi. Voi dite gli aztechi in Europa? Sì, è uno scenario, diciamo, ipotetico. Che questi tizi della Paradox hanno avuto la geniale idea di metterlo in questo gioco, nel quale sì, gli Senza techie. aztechi iniziano ad invadere l'Europa. Grazie Viking, in realtà, perché ovviamente voi non l'avete visto perché è capitato a me, ma mi sono usciti un paio di eventi dove i miei amichetti vichinghi erano andati prima in Groenlandia e poi in Canada, praticamente lì si sono fatti fregare le barchette dagli aztechi, quindi grazie alle barchette nordiche arriveranno forse un giorno in Europa.
Però vabbè, non è detto che invadano proprio l'Islanda, se arrivano. Però Perché li ho visti. diciamo che l'Irlanda è a rischio perché loro Sì, arrivando sì, qui sì, da sì, sì. ovest Sì. sbarcano o in Irlanda o in Spagna per primo. Sì, in genere succede o in Spagna, o in Islanda e in Norvegia. L'Islanda, in generale, vabbè, l'istante, perché ovviamente che cacchio volete che fa l'Islanda? Però. E ciò che conquistano se lo tengono poi, e quindi Sì, 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 se sì, sì. dovessero conquistare. Oddio, qualcuno sta lagando moltissimo, nessuno sa perché. Non lo so. Non è Prova a una velocità adatta, sai? mettermelo in due, vediamo. Ok, ho vinto una guerra, io un attimo. E ci pigliamo almeno un ducato da questa Lituania stupida. Vediamo un po', ok. Questo ducato lo daremo a qualche scemo qua. Ok. Ma che vuole Re di Svezia? Lasciami in pace. Ah, ok, Jomis Viking sono di nuovo disponibili, grazie al cielo. E quindi. Ok, un attimo, scusa. Ok. Ragazzi, non so se riusciremo davvero a finire questa guerra, perché quel tizio lì velocemente è già al 91%. Eh sì, avresti dovuto agire prima. Non l'ho visto. Dovevi essere previdente. Non l'ho visto. Comunque quando abbiamo iniziato erano solo al 27, mi sembra, 30, non lo so. Cioè, velocemente è riuscito a comunare lo scopo. Probabilmente gli ha sbattuto via tutte le truppe che aveva lì in Spagna, purtroppo, Stato perché. veloce come un razzo. Una cazzata. Stiamo perdendo solo tempo. Vai, vai. Questo è quel che facciamo sempre, perdere il tempo qui. È Sì. un gran peccato, un gran peccato. Oh, tra l'altro abbiamo, non so, abbiamo imprigionato un sacco di gente. Eh sì. Tra l'altro anche l'Earl di Lincoln. Sì. È una bambina a random, non lo so. Comunque sia, questo non ci dà troppo overscore perché. No, non ce ne dà affatto, ecco. Sì. Vabbè, ha raggiunto. Wow. Non lo so perché mi Il sa. 31% di war score, ma ovviamente non si arrende la vecchia. White Peace la farebbe, ma non si arrende. Il tizio lì è arrivato al. Ah, 76! È sceso il war score, bene. Qualcosa sarà successo. Sì, perché tra l'altro credo che abbia anche Burgundy contro di sé quel tizio. Sì, sì, Quindi sì. magari sono arrivati loro. Bene, questo ci dà un po' di tempo. Vero. Lo dico sempre, capito? Wow, mi manda l'offerta di pace la vecchia. Wow, surrender. Hai visto? Sì. Probabilmente perché sta perdendo contro Quella guerra e quindi Giulino. Sì, 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 sì. vuole salvarsi Ah, no, tutto mi sa che questo. ormai è fottuta E al questa 38% la vecchia vecchia. si arrende, Sì. perde il prestigio e Red Wolf prende la contea di Gwynedd, Vediamo, quindi. fai in forza, vediamo. Un attimo solo. Cioè, quindi Voglio questi vedere. sono i veri termini. Sì. Ok, accettiamo. Bene. Complimenti. Wow, e qui abbiamo un altro pezzettino di bontà. È il Sì. miglior do mondo. Bene ragazzi, questa è stata una guerra davvero veloce e indolore, come avrebbe dovuto essere già l'ultima che abbiamo fatto, ma tutti voi ricordate la catastrofe. Prova ad offrire la vassalizzazione a quel tizio Addio e vuoi bartla. Magari accetta. Però Mi dirà che se non sono dei jure suo. sei molto potente rispetto a lui. A Vediamo. volte è anche un gioco di power. Offer vassalization. No. Ah, No, ok. perché not my the jure liege, Sì, sì, small sì, difference in rank. Ma chi ti credi di essere? sì, sì. Wow. Eh sì. È anche foreign culture. Wow, ridicolo questo tizio. Ah, Davvero purtroppo. ridicolo. Ok, ragazzi, abbassiamo le nostre truppe. Comunque siamo felici di aver vinto questa guerra con facilità. E ringraziamo anche il futuro re d'Inghilterra, Gelduino. Ah, pensavo stessi parlando di me. Non credo, non. Ok, il conte di Gauri che era in galera è morto.
Sì. Adesso abbiamo un po' di contea di troppo. La Barony of Trim. Bene. Allora, Gauri la diamo via ancora una volta a un tizio qualsiasi qui che non sia ambizioso. Questa è la cosa più importante, che non sia ambizioso, che al quale siamo simpatici. Ad esempio la voglio dare a questo tizio che è ancora giovane e credo sia un buon uomo. Un bravo uomo. Gauri, divertiti con questa contea. Poi tra l'altro possiamo dare anche via cosa? Possiamo dare via Argil. Guarda, Germania a fianco a me nel tumulto proprio, incredibile. Ci sono guerre civili di continuo. Wow, e Diamo tra via l'altro Argil. festeggiamo ragazzi perché l'ultimo curling è schiattato. Wow. Non ci sono più curling in questi regni europei. O Vabbè, i forse ce n'è curling uno in ci Bavaria, sono, aspetta. Sì, però. c'è un cazzone in Bavaria, scusate ragazzi, mettete in pericolo lo champagne. Ce n'è ancora uno in Bavaria, eh Vabbè, sì. comunque, anche se i curling non stanno regnando, ci sono un sacco di curling Sì, con dei vabbè, titoli. quello è ovvio, però Intendo con voglio dei dire, claim, ecco. sì, almeno non c'è tipo il re di Francia, il re di Occitania e compagnia bella. Sì. Ne è rimasto solo l'ultimo re di Bavaria che si chiama Ezzo ed è il terzo del suo nome. Eh sì. Vediamo quale potrebbe essere il mio prossimo obiettivo. Non mi dispiace affatto questo ducato polacco. Vediamo un po'. Ragazzi, sono soddisfatto. Mi fa piacere. Sono soddisfatto. Allora, facciamo la guerra a sto punto. Eh sì, i sorbi gli sono rimasti praticamente una sola contea. Sono ridicoli, ok? Li facciamo subito la guerra, dai. Ok, conquista di Lubush. Un attimo, scusa. Ah, siamo due mercenari. Il Papa mi ama. Gli Sì, dai. Ah, sì. potrei chiedere anche dei soldi per 100 pietà, credi. Fallo, guarda, quando io questo procedimento lo faccio sempre, perché ti dà dei soldi, in genere decide lui quanto, però vale sempre dare, cioè, questa cosa alla fine, perché la pietà conta solo per il tuo punteggio alla fine, Ma però la pietà ti accumula punteggio, appunto. sì, lo so, però se, in genere ti dà più di 100 soldi, Sì, ovviamente, capito? mi dà 500. Allora fallo, Ma non so. cioè tanto, E ne ho guarda, proprio abbastanza tanto, di soldi. vedi tu, Ah, sì, io. oppure magari possiamo pensare di investire. Allora, diciamo Esatto. una cosa, se il Papa, allora ragazzi, qui diciamo, se il Papa ci dovesse Non è dare quei detto che ti soldi, dia, non è detto che ti dia. se, sto dicendo, Però dico, vale la pena se il tentare. Papa ci dovesse dare dei soldi, noi metteremo a costruire, certo per altri 600 che ci mettiamo di tasca nostra, un'università. Bene. Visto. Ok ragazzi, chiediamo i soldini al Papa e vediamo un po' che ci dice. Ok Papa, dammi dei soldi. Prenderà Ok, proprio 10 giorni così, per dai. decidere, vediamo un po' cosa succede in questo. Attenzione, tempo, il Papa ci darà. Wow, of course I will help. Wow. Visto? Te l'ho detto. Cioè, 500, dalle 530 500, van visto? bene? Wow. Eh sì, in fondo il Papa. Wow, il Papa a 100.000 pezzi d'oro. 100.000 monete, incredibile. Praticamente a Roma che nuota nelle monetine come Paperon de Paperone. Ragazzi, e ora spendiamo però ben 1.100 dollari. Vabbè, Ah sì, soldini. 1.100 costa l'università. Ma 1.100 costa qui. non costa 800, È Dio. un tempo, non lo so. Wow, ma che ci siano gli Ma interessi in guarda, questo. dipende dal posto. Forse perché la tua holding lo stai facendo su Terron, Sì. no? Forse dipende dalla holding e dalle tecnologie che ci sono lì. Ma Potrebbe essere. quando mi dice technology spread rate più 30%, significa che da questa provincia in giro si spreada? Credo in tutto il regno, proprio. No, forse in tutto il ducato, non sono sicuro. Dovresti leggere un po' meglio che ti dice, speriamo.
No, secondo me è tutto il regno, perché non specifica il ducato, perché dice Technology Spread Rate 30 più, Economic Vabbè, Technology. quindi se me ne metto una in ogni posto che arrivo al Sì, sale. 1000%. Però costano, per questo costano così tanto. E allora la facciamo qui a Certo. Tyrone, la prima. Costa Sì, una vediamo se barca tu. di soldi, ma vai. Vediamo se anche noi nostri siamo capaci di fare l'università. Siamo. Sì, anche noi ne possiamo fare. Da me sta 844, perciò devo andare Guarda, qui. da me nella provincia a fianco anche sta 847, però non so perché lì era così. No, lo so. Forse in base. No, credo che sia in base alla tua tecnologia, però. No, credo che sia questa l'idea. O la tua tecnologia, magari. Sì, le tue tecnologie intendo proprio il livello a cui sei lì. Potrebbe essere. Ah, sì. Nel frattempo, mentre noi scherziamo e ridiamo. In taberna, ragazzi, questa è una bellissima canzone, godetevela. Mi sento come un DJ Wow. che annuncia la canzone del momento e Ragazzi, continua ad questo. interrompere la canzone per parlare. Ma chi? Io. Io. No, io. Ah. È presente come quei DJ Ok. che mentre... Sì, sì, Wow. sì, sì, sì. Claudi che lagga come nessuno mai laggato prima. Oh. Ah, è vero. Sentite. Che cosa? Wow, ma che. Ok, il principe Excalibur l'abbiamo mandato a fanculo ai Knights of Santiago. Sì. Allora, un uomo, sì, un holy man, dai, diciamo un prete, sì, è venuto a corte oggi a parlare di materie del credo, ecco. Sì. Ma presto abbiamo... Ci siamo accorti che aveva dei punti di vista poco ortodossi. Oddio. Essendo molto molto zealous e un protettore della Chiesa sempre, io credo di aver fatto la cosa giusta quando ho dato l'ordine di imprigionare questo pagan che blasfema, che ha osato criticare il mio credo e la mia chiesa. Deus vult. Sì. E il bello è che questa tizia qui è una femmina di nome Sioneide. Io dico Deus vult come se fosse una crociata. Vogliamo ricordare che Deus ult vuol dire? Ehi. Stavo ancora tremando di rabbia verso la blasfema pagana e le sue parole quando Sioneid ha preso l'opportunità. Ah no, funziona diversamente, era inteso diversamente questo evento. Questo evento era che un tizio qualsiasi inizia a dire le brutte cose e poi c'è Sioneid che anche lei è zealous a sua volta, quindi molto religiosa e... Quando io poi ero incazzato nero, ho fatto imprigionare questa persona della quale non c'è altra informazione, quindi non è un vero prigioniero, ma un prigioniero fittizio per far uscire questo evento. Questa Sioneid ha reagito, mi è venuta a fianco, accanto e mi ha detto buon lavoro nel mio orecchio, ecco. E Wow. adesso io e Sioneid abbiamo un'opinione molto alta l'uno Ma che dell'altro. belle cose. Non so a cosa sia servito questo evento. A Ma dire Deus vult. probabilmente Che dirigere. vuol dire? Dio lo vuole, vuol Ah, dire. ok. Va bene. Prima non l'avevi detto, quindi pensavo non lo No, sapessi. no, Deus vult, Dio lo Ah, vuole. ok.
Wow, tra l'altro chiedere il Papa, chiedere soldi al Papa abbassa comunque l'opinione del Papa di 50. Sì, però vabbè, oh, Come se fosse un vuoi poveraccio. mettere, sì, ma vuoi mettere tra 500 pezzi d'oro e 50 del Papa, cioè. Povero Papa, cioè so che stiamo parlando col Papa, però. Voglio dire, voi scambiereste 50 meno 50 milioni del Papa Francesco per 500 mila euro? Rispondeteci nei commenti. Esattamente, commentate. Preferireste che il Papa abbia un'altra opinione vostra oppure che sì, prendere 500.000 euro dal Papa, ecco. Io personalmente preferirei l'opinione del Papa. No, ma che dai, nessuno preferirebbe l'opinione del Papa. Ehi, ehi, una persona molto religiosa, sì. Oddio. E tu, piccolo Double D, sei molto religioso? Io sono religioso quanto basta. Ok. Ma bando alle ciance. Sta per finire l'epoca delle tribù. Perché ho quasi battuto l'ultima contea dei Sorbi, che se vi ricordate un tempo avevano un casino di contee qui sotto. Gli obotriti. Eh sì, gli Obotriti già li ho obliterati da un bel po'. Ma i Sorbi stanno per finire del tutto, perché gli è rimasta solo questa contea Lubuc. La sto conquistando. Quindi non so se esistono tutt'oggi dei sorbi, però mi dispiace, ma mi sto conquistando. Ah, è morto il Papa, adesso c'è un nuovo Papa, quindi. E questo Ah, Papa sì. mi ama, ragazzi, quindi chiediamo dei Oh soldi al mio Papa. Dio. Cosa c'è? Hanno aggiunato miliardi di persone contro di me a favore dei sorbi, ma i sorbi. Ah, perché sono cattolici, ecco perché. Wow, io pensavo fossero ancora slavici, ok. Ragazzi, che ne dite? Chiediamo Che anche ne 500 dite? monete al nuovo Papa? Dillo, vai. Ok, proviamo, vediamo un po' se ci dà anche questo Papa qui. Valentino Terzo, che è anche un ubriacone, vediamo un po' che ti dice. Wow, questo qui 8 giorni risponderà, vediamo, vediamo, Ed è un papa vediamo, francese. vediamo. Of course I will give you Oh. 555 monetine. Wow, ragazzi, abbiamo Sì. trovato il nuovo modo per diventare ricchi. Basta uccidere il Papa adesso che è già il prossimo. Ah no, non lo vuole uccidere nessuno, peccato. Ah, sì. No, comunque i Papa amano il mio personaggio, non so perché, non so se è perché sembra Benito Mussolini oppure perché no, però sono molto molto sorpreso e felice di aver molti soldi grazie ai due Papa. Ah, sì. E con questa felicità è meglio terminare tutto, perché Ah, sì. anche per questa parte è tutto. Ciao, alla prossima. Felicità a tutti, arrivederci.